Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno, mille, buongiorno, grazie. Siamo ospite della caffetteria San Francesco in via Santa Trinita che ci ospita per questo appuntamento, grazie, grazie mille. Assessore, questa è la settimana della Forest Week, è già iniziato già la scorsa settimana con alcune inaugurazioni e tutto, diciamo è un po' per fare il punto di uno di quelli che è poi le politiche trainanti dell'amministrazione, cioè al di là di nomi altisonanti che sono stati scelti, investire nelle politiche verdi, dare un volto alla città diciamo più ecologico, però che questo si lega a sanità, ragioni sanitarie, ragioni del buon vivere, della scuola, un nuovo modo di interpretare la scuola, diciamo è un po' una cosa complessiva. Sì, allora diciamo che la riflessione che stiamo facendo in questi giorni è proprio quella di fare il punto, ma soprattutto un rilancio anche delle politiche che stiamo facendo. Quindi da una parte c'è diciamo una riflessione su tutte le cose che sono state fatte, e magari è bene ricordare che tutto nasce in realtà da dalla precedente legislatura, dove alla fine di tutta una serie di riflessioni nel piano operativo fu inserito il piano di forestazione urbana, no? Firmato da Boeri e Mancuso, appunto nome altisonante, che diciamo è stato inserito nel piano operativo e da lì sono nate tantissime cose, a partire appunto da Prato Urban Jungle, che contiene tutta una serie di attività oltre alle aree, no? Che magari ci siamo concentrati spesso su vedere le aree e i punti dove vengono fatti gli investimenti, quando in realtà Prato Urban Jungle è una miriade di interventi, collega ambiente nelle scuole, con Tridom è nato proprio Prato Forest City, il programma, con Green Apes, tutte le attività nelle aziende di sensibilizzazione. Sì, perché ecco, la cosa particolare è che c'è un coinvolgimento dal basso, esatto. Cioè diciamo le singole aziende, i singoli cittadini vengano coinvolti, perché credo ci vuole il punto finale, quello di cambiare la mente, esatto, l'atteggiamento, esatto. Proprio l'approccio del singolo a queste tematiche. Esatto, e quindi diciamo Prato Forest City diciamo, prende le redini e diventa il programma di tutte le attività diciamo di incremento del patrimonio naturale della città, no? Nei due grandi contenitori, quello che fa il comune e quello che possono fare i cittadini, nelle scuole, le associazioni, le imprese, in questa chiave di lettura, che può essere valorizzare attività che vengono fatte anche direttamente dai singoli, ma nella maggior parte dei casi mettere a disposizione aree di proprietà pubblica dove il privato, nelle varie forme, può contribuire investendo. Anche acquistando un albero, esatto, insomma, perché sembra albero. È veramente il cucchiaino che poi tanti cucchiaini, esatto, insieme riempiono, esatto, esatto. Riempiono il secchio. Faccio un po' l'avvocato del, sì, diavolo, cioè una delle critiche che viene fatta è che bene mettere piante, bene fare i progetti, ecco, però le piante sono organismi vivi e vanno mantenuti. Ecco, e su questo il comune cosa? Allora, quello che ad oggi tutte le piante, tutti gli alberi che sono stati messi dentro il programma Prato Forest City non hanno avuto un euro di contributo del comune, cioè sono tutte risorse che arrivano e derivano o da finanziamenti regionali o da finanziamenti nazionali o da finanziamenti europei o da finanziamenti privati. E quello che è importante è sapere che ogni volta che viene messo un nuovo albero, nel budget che ha questo albero ha anche la sua gestione per i primi 3 anni, quindi per l'attecchimento. Cioè significa che tutti questi alberi nuovi sono in questo momento circa più di 2000 che vengono messi e tantissime siepi, quindi diciamo organismi viventi che entrano nella città, hanno già nel budget con il quale vengono messi anche quello della loro gestione. Per esempio banalmente avere un impianto di irrigazione con l'impianto a goccia e poi tutto quello che è la pianta nel suo attecchimento, soprattutto gli alberi per i primi 3 anni. Guardate, ieri, appunto, ora entriamo nel merito della Prato Forest Week, no? Quindi ci sono state tutta una serie di aperture in questo momento di interventi di forestazione fatti grazie a finanziamenti privati di Estra, dei Rotary di Prato, della rifinizione Penny, che diciamo hanno contribuito anche i singoli cittadini. E singoli cittadini, sì, di, con la campagna Dono un albero, con i quali sono stati installati 60 alberi. Però quello che è importante è che ieri, nel primo giorno che era dedicato alla salute, quindi natura e salute, tra l'altro dedicata a Gigi Biancalani, quindi è stato anche un momento abbastanza toccante, è emerso nella serie degli interventi proprio il fatto che gli alberi e la natura nella città hanno una funzione fondamentale nella salute dei cittadini e delle città, cioè, ma con i numeri. Ci sono stati interventi di dottori, a partire per esempio da Niccolò Biancalani,
che ha messo in evidenza i dati e le evidenze scientifiche su quali sono gli anni di vita in più che si hanno facendo attività fisica quotidiana in un contesto naturale. Cioè, si parla di queste cose, non si parla quindi di sì, non è una cosa bello, solo estetica, è bello. Ecco, non è si solo parla estetica, di un qualcosa bello. Che effettivamente ha un impatto potente sulla vita di tutti. Ecco, su questo prato, diciamo, è messa abbastanza bene. Ci sono questi i tre famosi polmoni verdi, quello a nord Galceti, al centro il parco ex ippodromo, le cascine di Tavola. Qui siamo vicini e qui tocchiamo forse un tasto dolente, un altro grande progetto messo in campo che dovrebbe essere il quarto polmone verde della città, che è il parco centrale, quello deve nascere nell'ex ospedale. Non è colpa del comune, ci sono state molte, un po' un iter abbastanza travagliato per arrivare e ancora effettivamente c'è poco. A che punto siamo qui? Allora, siamo al punto buffo perché, diciamo, lo scavo ha fatto sì che oggi in realtà ci sia già un parco. Comunque la natura, a prescindere, anzi più bene lasciata intatta e più padrone. Però a parte le battute, diciamo, siamo arrivati alla conclusione di un iter molto complesso. Quindi l'ASL sta completando la bonifica dell'area, stiamo arrivando al passaggio di proprietà. Quindi il comune a questo punto parte con la progettazione e quindi, diciamo, io devo dire la verità. Ce la farà a tagliare il nastro? No, io confido di, ora poi bisogna vedere cosa succederà, però diciamo io confido di far partire i lavori entro la fine del mandato, quello sì, devo dire la verità, questo è un obiettivo che ci siamo dati tutti a partire dal sindaco. Quello che è importante appunto è capire che la città, come stiamo pensando la città, quindi ci sono dei punti più importanti come quelli che hai detto, più io ci metterei anche quindi il parco centrale e il parco dell'ospedale Santo Stefano, perché con il programma Green Hospital le aree intorno all'ospedale Santo Stefano le stiamo davvero concependo come un parco, e poi abbiamo il parco fluviale. Il parco fluviale che si collega a quelli che sono i boschi veri della città, quindi la Calvana e il Monteferrato. L'idea è quella di costruire una città in cui, partendo da questi grandi presidi di natura, no, i cittadini vengono portati a frequentare questi luoghi per fare appunto attività fisiche che vanno nella logica della prevenzione sanitaria, quindi collaborando con l'ASL, questo è importante. E quindi l'idea è quella di costruire, stiamo lavorando con l'ASL per costruire un protocollo d'intesa che diciamo faccia funzionare la città in questo modo, quindi mettere a disposizione le nostre aree verdi per attività, vuol dire andare a camminare, a fare attività sportiva, utilizzare le palestre aperte, vuol dire questo. Quindi, e già oggi l'ASL fa tantissime attività all'aperto. Quindi quello che è importante, e qui davvero ringrazio sempre il ruolo, in particolare di Notizie di Prato in questo momento su questa, è che bisogna diffondere sempre di più questa possibilità che una città offre, in particolare Prato la offre perché ha tante aree verdi, perché davvero molto spesso bastano mezz'ora di camminata ogni tre giorni, cioè per 150 minuti. Completamente. Esatto. Insomma, che Prato non sia solo nel nome, ma che lo diventi anche nel fatto. Esatto. Perfetto, grazie assessore. Grazie a voi.